Senta, passato l'incrocio, dobbiamo voltare a destra, dopo il Cinema Mondial. Il Cinema Mondial? Sono 12 anni che non esiste più. Ora c'è un grande supermarket. Guarda questo, con gli abbagliati. E ti sorpassa a destra, delinquente. Ferma, mi lasci. Ma non siamo ancora arrivati. Non importa, voglio di fare quattro passi. Come vuole. Ecco, qui c'è la valigia. Quant'è? 10.000, grazie. Arrivederci. Taxi! Taxi! Aspetti! Ehi, ma... Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Entra, dammi la valigia. Ma cos'è quella scarpa? Beh, sai, sul pianerottolo. Senti, vado in bagno. Vai pure. È buon segno, porta fortuna. Speriamo. Michela sarà qui da un momento all'altro. Mi ha parlato molto di te. È cambiato tutto qui dentro. Ah, è cambiato? Vuoi bere qualcosa? Scusa, come hai detto che ti chiami? Carlo. Cosa mi offri, Carlo? Grappa, c'è solo quella. Io un po' di vino. Ti va? Ok, vado a prendere i bicchieri. E serve un cavatappi. Del tuo lavoro? Beh, non esattamente, sono un geometra. Ma non mi sembra il progetto di una casa. Infatti, è un progetto per il volo. Il volo? Il volo. Ricavato da uno studio di Leonardo per la progettazione di una macchina volante. Certo, ho applicato delle varianti. È un sistema d'argani ed ali. Ali meccaniche di un materiale leggero per sfruttare le correnti ascensionali. Il tutto sorregge il pilota. Io ci ho aggiunto un motore elettrico per la spinta iniziale e il ritmo dei battiti. Ingegnoso. E chi volerà? Io. Salute. Santo cielo, sei proprio una donna. E sì, voglio dire, non ti avrei mai riconosciuta. Sei molto cambiata. Anche tu. Michela. Angelo. Sono proprio felice. Su, dai, Michela, Angelo avrà fame. Su, vieni. Non ho avuto il tempo per cucinare, così ho comprato un pollo. Mi vanno degli spaghetti? Spaghetti, magari. Beh. Quando ho ricevuto il tuo telegramma, tutti questi anni, senza avere le tue notizie. E adesso eccoti qua. Eccoci qua. Posso aiutarti, vuoi? Prendi il parmigiano, è in frigo. Eccoti la grattugia. Grazie. Hai fame? Un po'. Ulé, batulé, sacou, abue. Ulé, batulé, sacou, abue. E tradotto? Grazie per la magnifica cena. E salute! A voi! Allora, a voi! A voi! Dai, su, festeggiamo! Ne apriamo un altro! Certo, festeggiamo, dai! Anche a me! Ehi, piano! Bene! È bello tornare, vero? Non hai sofferto a stare lontano? Un po'. Vedi, laggiù in Africa, si perde la dimensione della realtà. È diverso. La tua vita non conta. Quello che conta è la tua missione, basta. E allora per chi l'hai lasciata? Non lo so, è difficile. Non so spiegarlo. Accidenti. Che c'è?
Ho qualcosa nell'occhio. Fa vedere. Apri. Non posso, brucia. Tu apri. Non sbattere, eh? Apri. Apri. È passato? No, ce l'ho ancora. Angelo, ti prego, guarda tu. Guardiamo. Che cos'è? Apri bene l'occhio. Di più, così. Così. Eccolo. Soffia, soffia. Ecco, l'hai presa. Come va? Ah, l'hai tolto. Finalmente. Ti senti meglio adesso? Eh? Grazie. Di che? Ma che c'è qui sotto? Scusami, libri! Scusami, non ho fatto in tempo a organizzarti il letto. Filosofia, botanica, enciclopedia medica, i due altri. Grazie per il pensiero. Ah, se crolla la Bibbia, crolla tutto. Anche il letto. Sei proprio gentile. Tonidoro. Dai, Michela, su, andiamo a dormire. Tanti, vai. Non ti reggi più in piedi, non vedi? No, forza, ancora su. Un attimo. Un momento. Che c'è? Scusami, Angelo, levati un attimo. Devo togliere. Michela, che fai? Basta. Michela, sei davvero assurda. Ma è il trattato di magia nera. Non può dormire con quel libro sotto il culo. Che sonno che mi ritrovo. Sai che fa? Dai, Michela, siamo tutti insieme. Insieme agli asili. Ve lascio in pace. Che ti salta in testa? Era qui, sotto il materasso. Adesso basta, è ora di andare a letto. Insomma, vuoi lasciarmi in pace? Sono sicura, ce l'ho messo io. Accidenti a lui. Dov'è? Dove andate? Smettila! Vieni a letto! Faccio tu a letto! E gli ordini vai a dare a casa tua! Io faccio quello che mi pare! Questa è la casa di Angelo e voglio che dorma bene in casa sua, hai capito? Ma dove... dove è andato? Non lo trovo! Era qui, ce l'ho messo io! Si vede che era destino. Dormiremo tutti e tre di là. Angelo,
Ma cosa fai? Deve essere successo qualcosa giù in strada. Ho sentito un uomo che urlava come se lo scannassero. Ma io non vedo niente. Senti, vogliamo chiamare la polizia? Ma no, dai, che non è successo niente. E poi cosa credi? Che chiamando la polizia risolvi forse qualcosa? Forse sono quei ragazzi. Ragazzi che giocano. Io ho un po' di sonno. Preferisco tornare a dormire. E tu? Vai pure, non preoccuparti. Mi sono sistemato qua. Buonanotte. Buonanotte. Ciao! Sì, sono io. Lei ha chiesto colloquio con Sua Eminenza per la domanda di dispensa. Sì. Il vescovo è indisposto. Può ripassare domani se vuole, oppure parlare col diacono. No, preferisco tornare domani. D'accordo. Ah, senta. Potrei lasciare questi fogli? Di che si tratta? Ho riassunto i motivi della mia domanda. No, no, è meglio che li consegni io. Grazie, arrivederci. Thank you.
Lasciami dormire in pace, sono io che non ne ho voglia. Michela, ho voglia. Dai, Michela. Oh, perché non ti calmi e vieni a letto a dormire, dai? Svegliati. Io ne ho voglia. Capisci? Sì, lo capisco. Buonanotte. Svegliati. Michela, svegliati. Ne ho voglia. Svegliati, ti prego. Michela. Ma che fai? Carlo, finiscila! Finiscila, hai capito? Carlo! Smettila, hai capito? Smettila! Ora finiscila, Carlo, ti prego, finiscila! Carlo, smettila, ti prego! Basta! No, non voglio essere toccato. Ti esce sangue. Ti prego, lascia che ti aiuti. Ti porto anche in ospedale. Che hai da guardarmi tu? Che avete da guardarmi voi due? Michela, io me ne vado. Io qui non c'entro niente. Voi state insieme. Avete delle cose da risolvere. Non c'è niente da risolvere. Non lo so. Mi sento un estraneo. Stammi bene a sentire. Questa casa è anche tua. E se c'è un estraneo qui dentro, quello è solo lui. Thank you.
Angelo! Ci sei? Angelo! Ciao! Hai fame? Oggi devo uscire, mangerò fuori. Ma come? Ho fatto la spesa. Mi dispiace, staremo insieme a cena. Ciao. Ciao! Mi permette, signorina? Posso aiutarla? Magari. Sono qui per questo. Su, lo prenda di là. Bene. Ecco fatto. Voleva farlo da sola? È un'idea che mi è venuta all'improvviso. Sono i vecchi mobili di casa. Voglio rimetterli come una volta. Ce la fa? Non si stanca troppo? Vuol dire che dopo mi offrirà un bicchierino. Ma certo, anche due. Piano. Grazie, basta così. Devo stare attento alla pressione.
Gli anni passano. Allora non dovrebbe bere. È molto tempo che lei abita qui. 7 anni. 7 anni? Possibile, io non l'ho mai vista. Non esco mai. Proprio mai? C'è una governante che pensa a tutto. E io ho smesso di muovermi da quando è morta mia moglie. Odio la televisione e la radio. Vede, la mia va ancora a valvole. Allora nessuno immaginava le antenne telescopiche. E questa è tutta la sua vita? Non lo so. E lei come vive? Beh, io... Lei vive più degli altri, questo è certo. Crede? Lei non mi ha mai visto. Ma io sì, sono anni che lo servo. Ah, sì? A volte basta poco. Una finestra. Per vedere tutto chiaro. E cosa ha visto di me? La forza, la carica, la... Posso? Ma certo. La femminilità, la sensualità, il modo che ha di camminare, di parlare e di muoversi. Incredibile. Lei è una donna a donna. Ne ho conosciute poche nella mia vita. Come fanno gli uomini a non venirle dietro? Già, neanche gli uomini uomini esistono più. Lei è uno di quelli. Lo sono stato. O forse lo credevo soltanto. Chissà. Ma c'è un'altra cosa ora che posso vedere bene il suo sguardo. E sarebbe? No, non posso dirla. La prego. Venga a trovarmi. Parleremo con più calma, prendendo un caffè. Verrà? Possibile. Che matta. Anche il vecchio salotto. Ah, com'è bello stare qui. Michela! Sono in bagno. Ti piace? Ma come hai fatto? È tutto come... Ed io ti piaccio? Sei bella, veramente. Stai per uscire? No, vieni. Mi ha aiutato un signore del palazzo che non avevo mai visto. Sei stata brava, buono. Ti piace veramente? Molto. Che fai in questi giorni? Forse torno giù. In Africa. Senti,
C'è molta gente che ti vuol bene da quelle parti. Sì, credo di sì. È gente che soffre. Sì, soffre. È difficile stare laggiù. Anche qui. Scusa. È molto facile morire. Ma tu non mangi. Ma non mi va più. Ti aspetta. Sai, voglio farti vedere una cosa. Va bene. Ho finito. Basta. Allora, sei pronto? Cerca di stare molto calmo. Che devo fare? Ecco, rilassa i muscoli del collo. Rilassali. Bene. Rilassali. Così. Bravo. Stai morbido. Morbido. Così. Ai! Hai sentito come scrocchia? Ora vieni a aiutare. No, aspetta, faccio da solo. Fatto. Vieni. Morbido, eh? No, non fare il muscolo, rilassati. Morbido. Morbido. Oh! Angelo. Ti ho forse fatto male. No, non è niente. Ne sei proprio sicuro? Sì, certo. No, devi scioglierti. Se vieni di là con me, ti rimetterò in sesto. Scusa, ma devo scappare in bagno. Ehi! Vergognati! Ti rinchiudi ancora lì dentro. Me la stavo facendo addosso! Michela! Cos'è stato? È saltata la luce? Michela, dove sei? Michela! Cosa fai? Ti nascondi? Angelo. Michela, andiamo su. Che cos'è questa storia? Ma dove sei? Qui, Angelo, qui. Ma che fai? Mi piace la tua voce nel buio. Sei proprio matta. È più facile parlare senza vedersi. Parlare? Per dirti cosa? Tutto, Angelo. Tutto. Ma che cos'è? Un gioco? Perché non rispondi? Michela! Michela! Sono qui alle tue spalle, come tanti anni fa. Ma che dici? Hai paura. Tu hai sempre avuto paura del buio. Ti ricordi quando ti infilavi nel mio letto e volevi essere accarezzato? E volevi essere accarezzato così da me. Non è vero. Ma è la verità. Perché averne vergogna? Mi piaceva accarezzarti. Sentire la tua pelle. Il tuo odore. Il tuo respiro. La tua voce. Ma eri una bambina. Ora sono una donna. Voglio di fare l'amore con te.
loro basta. Beh, mi dispiace, era uno scherzo. Sono tutta vestita, non vedi? Che hai fatto? Ti sei fatta male? Ti esce sangue dal naso? Oh, niente, mi succede ogni tanto, è colpa della pressione. Thank you.
Desidera? Buongiorno, ho un appuntamento col signor Guerra. C'è? Entri. Adesso vado a vedere. Si accomodi. Grazie. Non sapevo che lei fosse un celebre attore. Diciamo che 40 anni fa ricevevo molti applausi. Perché ha smesso? Un grave esaurimento nervoso. Allora, dove eravamo rimasti? Parlavamo di me. Già, di lei. Perché è venuta? Perché me l'ha chiesto? Ne è sicura? Ho creduto che avesse qualcosa da dirmi. È probabile. Troppa luce rende tutto più banale. Posso sedermi qui vicino? Cosa sta pensando? A niente. Paura? No. Fastidio? No. Conosce D'Annunzio? Ricordo poco. Quei lunghi corpi snelli, come steli di ciglio. Quei colli sottili e reclinati, quelle fronti convesse e sporgenti, quelle bocche piene di sofferenza e affabilità, quelle mani più significative di qualunque altro lineamento. Perché ride? Perché non dovrei?
Quanto cinismo tra le pieghe della vostra pelle fresca. Siete belli quanto crudeli, voi giovani. Buongiorno. Mi chiamo Guerra. Mi fa entrare? La prego, entri. Mia sorella non c'è. Sì, lo so. L'ho vista uscire. Vede, ho dovuto riflettere a lungo prima di venire. Poi ho deciso di informarla. Mi dica. Michela le ha detto che ci siamo conosciuti. Sì. L'ho invitata a casa mia. Ebbene. Vivo solo e quando posso avere un po' di compagnia, io... Capisco. È imbarazzante. Se gliene parlo, non è certo per cattiva intenzione, io... non voglio fare del male a quella ragazza. Ma che è successo? Un fatto spiacevole. Glielo dico solo perché lei è il fratello. Non voglio crearle dei problemi. So l'influenza che esercita su Michela e penso che possa aiutarla. Il suo amore non può concretizzarsi solo verso gli altri. C'è anche lei. E ne ha molto bisogno. Mi ha sottratto un medicinale molto forte, troppo forte. Droga. Morfina. Ma lei è proprio sicuro che sia stata Michela? L'ho vista con i miei occhi. Anche per me è stato un duro colpo. Angelo, sai, ho avuto un incubo. La foto di mamma e papà sono usciti fuori dalla cornice ed erano piccoli e cattivi. Mi tiravano, mi sgridavano. Ti prego, gettala via! È stato solo un sogno.
Sono ancora là. Non vedi? Guardali. Guardali, non aver paura. Coraggio. Su. Allora. Ho un po' di freddo. Copriti. Vai sotto. Vuoi una camomilla? Grazie. Faccio presto. Angelo. Sì? Niente. Vorrei parlare col signor Guerra. Il signor Guerra sta pranzando. Ripassi più tardi. Ma mi lasci andare! Sono qui per dirle che ora di finirle di insultare mia sorella. Lei non ha il diritto, ha capito? I problemi di Michela non la riguardano. Vorrei farle notare che la morfina è scomparsa. E questo mi riguarda. Mia sorella non è una drogata, capito? Perché me lo viene a dire, se è così sicuro? Le mie potrebbero essere solo delle fantasie. O forse l'ho detto per dispetto. Per creare confusione in famiglia, se si può chiamare famiglia una sorella drogata e un fratello compiacente. Senta! Accetti la realtà. Informandola ho fatto il mio dovere.
Ha portato i suoi appunti? Sì, li ho completati. Ah, bene. Allora mi segua. Senta, se cambiassi idea... Sarebbe sufficiente ritirare la domanda inoltrata al Sacro Collegio. Il Vescovo mi ha parlato del suo problema. E se decidessi di tornare in Africa? Beh, Sua Eminenza è stata molto colpita dal suo caso. Sono sicuro che vorrebbe aiutarla. Farebbe tutto ciò che è in suo potere. Lei capisce, Sua Eminenza è un uomo molto importante. Potrebbe assegnarle un compito più vasto. Una missione più grande. La ringrazio. Perché mi segui? Carlo! Sei contento adesso? Non ti capisco. Ma vattene. Carlo! Fermati un attimo! Insomma, mi vuoi spiegare, sì o no? Michela ti ama. Ma sei impazzito? Michela ti ama. Ma è assurdo. Non mentire con te stesso, è inutile. Reagisci! Muoviti! Non puoi stare fermo così, hai capito? Muoviti! Reagisci! Reagisci! Thank you.
Ciao. Hai mangiato? No. Ho i piedi in fiamme. Mi metto le pantofole. Dove si saranno cacciati? Ah, eccole qua. Oggi è stata una giornata un po' faticosa. Senti, Michela, ho preparato io la cena. Ti va? Più tardi, magari. Adesso ho voglia di un bel tè. Te lo faccio io. Ehi, ma tu così mi vizi. Che bello essere viziate. Dovresti tagliarti la barba. In fondo, non hai niente da nascondere. Ho chiuso la porta. Ho nascosto le chiavi. Non possiamo più uscire. Che? Abbiamo quello che ci serve. Vive, medicinali. Tu sei malata. Ma io non sono. Tu sei malata, ma io ti aiuterò, a qualunque costo. Credimi, io non ho niente. Cosa stai nascondendo di dietro? Qualcosa per il tuo bene. Devi resistere. Ti prego, Angelo, non farlo, credi. Solo qualche giorno. Niente. Solo qualche giorno. Io non ho niente, Angelo. Io non ho niente. Ti prego! Qualche giorno passerà, vedrai. Che cos'hai? Ho sonno. Voglio dormire. Ma non ci riesco. Ho tanto sonno. Dormi. Non c'è legge o norma che possa accettare ciò che il tuo cuore imperiosamente richiede. Il tuo desiderio è impuro solo perché chi ti giudica la mente corrotta dall'impurità. La tua anima lacerata si consuma in un fuoco mortale. Il tuo corpo squassato si nega alla vita. Calpesti tutto ciò che è più sacro, per qualcosa di così supremamente sacro che solo un giudice divino potrebbe comprendere e risolvere. L'amore non è cosa umana. Come la grazia colpisce. Illumina solo per un attimo, ma in quell'attimo supremo crollano i nostri limiti, crollano le nostre leggi. Aiutami!
Aiuto, voglio uscire di qui! Fatemi uscire! Aiuto! Aiuto! Michela! Vieni, sdraiati vicino a me. Ho tanto freddo, sai. Avevo sempre freddo quando sei partito. Non ho mai capito perché te ne sei andato. Stiamo bene noi due insieme, vero? Sì. Perché non hai lasciato niente di te quando sei partito? Aprimi, Michela. Michela. Lo so che ci sei. Non puoi farmi soffrire così, Michela. È difficile fare a meno di te. Aprimi, Michela. Se non mi apri, dirò tutto a tuo fratello. Io sono tuo complice.
Lo so che mi ascolti. Lui non può capire quanto è grande il tuo amore. Non può capire la tua purezza. Lui è un prete. In te vede solo il peccato, il vizio. La tua anima lacerata si consuma in un fuoco mortale. Il tuo corpo squassato si nega alla vita. Calpesti tutto ciò che più è sacro. Per qualcosa di così supremamente sacro che solo un giudice divino potrebbe comprendere e assolvere. L'amore non è cosa umana. Come la grazia, colpisce e illumina solo per un attimo. Ma in quell'attimo supremo, crollano i nostri limiti, crollano le nostre leggi. Più nessuna forza può opporsi alla rivelazione. Mi hai sentito? Michela, solo io ti capisco. Il tuo desiderio è impuro solo perché chi ti giudica ha la mente corrotta dall'impurità. La tua anima lacerata si consuma in un fuoco mortale. Thank you.
Sono dei pazzi. Uccidono per niente. Thank you.
Thank you.